video. Qua chi è? Charlotte. E come avete detto dal titolo, oggi passerò, anzi proverò, sottolineare la parola proverò, a passare 24 ore con queste unghie super lunghe, super colorate. Beh, in realtà non sono così tante belle perché so già che perderò la pazienza, per quello proverò. Proverò. Fin quando non ce la farò più a stare con queste unghie. E voi vi chiederete, anche se non vedete le ciabatte, però va bene, fate finta di chiedervelo, ma voi vi chiederete perché sei in ciabatte? Sono in ciabatte perché sono indecisa su quale scarpa mettermi oggi, perché sono tutte e due le mie preferite. Sia la prima, che è grigia argento ed è bellissima, fantastica, e sia la seconda, che è bianca ed è un colore stupendo, il bianco, perché... Ma visto che sono indecisa, ho deciso di mandare un vocale a una mia amica di nome Aurora Gulisano, che anche lei è una youtuber, se volete andate a seguire, e gli manderò un vocale dove gli dirò di scegliere un numero tra 1 e 2, così me lo dirà lei. Mandiamoli il vocale. Sarà un po' impossibile. 1, 2, 3, 4. Avete visto tutte la password, ma non è proprio difficile. Ora gli ho scritto: ciao Au, mi puoi mandare un vocale dove scegli un numero tra 1 e 2? Grazie, ciao. Ok, scritto. E ora aspettiamo. Ah, mi pizzica tutto. Ah, poi fa il massaggio. Comunque mi è arrivato il video, perciò guardiamo. Ciao Charlotte, scelgo il numero 1. Perfetto, ha scelto il numero 1. E ora andiamo a vedere qual è il numero 1. Queste qui grigie, queste qui argento. Mi è caduta un'unghia, perfetto, iniziamo benissimo. Oh, mi sono cadute due unghie, non è possibile. Telecamera, mi poteste aiutare? È impossibile prenderle. Ok, messo, perfetto. E vediamo un po' se ci riusciamo a utilizzare queste scarpe, perché sarà impossibile mettersele con queste unghie giganti. Cioè non lo so come fare. Così, bene. Ora, proviamo. Dovrei slacciarle. Non mi è caduto dentro la scarpa. Via. Ok. 3 anni dopo sono ancora qui a metterle. E mi è caduta l'altra, non è possibile. Messe. Con un po' di fatica e tanto coraggio ce l'ho fatta. Mi è usata il telecamera. Oggi ho mal di gola, sapete, no? Andiamo a metterci il mascara. Proviamoci, mi sporcherò tutta, però ok. Proviamo. Eccomi con queste unghie super strane. Fiocco prima mi ha ululato tipo da pazza. Dice: ma cosa fai con queste unghie? Unghie da artigli e alieno. Com'è che faccio a prenderlo? Ecco, preso. E ora proviamo senza cavarmi l'occhio. Non voglio cavarmi l'occhio, aiuto, impossibile. Mi sta sporcando tutta. Ah, mi sono cavata l'occhio. Oddio mio. Come si fa a chiudere? Maria, io esco. Non è possibile, perché? Non ho parole. Mi è caduta un'unghia, mi è caduta un'altra unghia, non è possibile. Io sto con me. Ecco il fatto. Tutte, vai, sì, tutte. È difficile. Scivola un sacco. Bene ragazzi, dopo il disastro ora pranziamo. Ebbene sì, queste unghie, le mie mani sono più pulite di prima. Infatti c'è ancora un po' di nero, ma dettagli. E il mascara ancora non è del tutto sistemato. Non mi va via perché mi è entrato tipo dentro l'occhio. Cioè non lo so, non ho capito che è successo. Ora proviamo a mangiare con la forchetta. E il primo passo sarà prendere la forchetta, che sarà impossibile. Ok, facciamo così. Perfetto, infilziamo, zan. Buono. Devo dire che mangiare con la forchetta è abbastanza semplice, cioè basta fare così, da, e... Ragazzi, ma a voi piacciono le polpette? Perché? Come faccio a pulirmi la bocca? Ecco, pulita. Ok,
caduto anche il fazzoletto. Tra l'altro non bastava solamente che mi cascasse quest'unghia, no, anche questa è dentro il pomodoro, perciò yeah! Ora mangiamo le mozzarelle con le unghie. Questa unghia ormai è morta, è lì, resta lì. Proviamo a mangiare la mozzarella. No, è impossibile, vero? È impossibile. Scrivetemi giù nei commenti se anche a voi piace la mozzarella di bufala. Ed è impossibile, cioè... Com'è che mangia mozzarella? Prendo un'altra forchetta, aspetta. E ora impicchiamo la nostra mozzarellina. Andiamo. Scrivetemi giù nei commenti se anche a voi piace la mozzarella di bufala. Metto tutta la mozzarella. Il fiocco è lì subito pronto, perché quando cade qualcosa, boom, la prende. Mangia. Oddio. Non l'ha nemmeno masticata, l'ha già ingoiata, vabbè. Ora ho deciso di mettere qui dentro, perché non so se l'avete già visto, ma l'ho già fatto vedere in qualche video, questi spiccioli qui, per andare a comprare delle frecce che mi serviranno dopo per un altro video, però non voglio spoilerare. E mi serve... Dov'è che è caduto l'altro spiccio? Ah, ok, non so questo. Come si fa a prendere? Allora, andiamo così. Così. Come si fa? Utilizzo questo dito che non ha l'unghia perché mi è caduta. Per prendere... Ecco, uno. Due. Ah, ok, perfetto. Rimettiamo quest'unghia. Così, e voilà! Un, dos, tres, four, five, four, five. Proviamo ad andare con l'overboard, anzi, a prendere l'overboard intanto con le unghie. Proviamoci. Ok, sarà un po' impossibile. Però, proviamo, perché poi è super pesante. Raga, ma come faccio con l'unghie ora a accenderlo? Madonna, mi hai preso un colpo. The Bluetooth device is ready to pair. Fiocco, aspetta, devo giocare calcio con Fiocco. È impossibile. Proviamo ad andarci sopra. Levati, Fiocco! Non passo se ci sei davanti. Ok. Il problema è che se cado con queste unghie poi... Cioè, com'è che faccio a mettermi giù? Aiuto! Ciao, Fiocchino! Vamos en la playa! No, non andiamo in spiaggia. Però, andiamo! No, unghia! Vamos al supermercato! Supermercato! Come si fa a chiudere ora? Ok, chiudiamo così. Ah, voilà. E poi qui chiudiamo così. Ora mi trovo in macchina. Sto andando al supermercato. E queste unghie qui, cioè io non so come fanno le persone, perché ci sono delle persone con unghie ancora più lunghe. Cioè su Google ho cercato persona con le unghie più lunghe al mondo, e cioè erano tipo un affare così grande, e io non so come fa a vivere la vita normale, cioè la vita privata proprio zero. Io queste unghie non le farò mai più, non lo fate a casa ragazzi, cioè è davvero brutto, perché non puoi fare nulla, non puoi scrivere al telefono, io non la vorrò mai più rifare questa esperienza. Comunque mi immagino al supermercato la gente che faccia farà quando mi vedrà con questi artigli. Aiuto. Mi si è pure staccata questa e ne ho persa una, però vabbè. Aiuto, sarà impossibile. Non esisto. Ragazzi, ho visto un pupazzo gigante, lo devo prendere. Mi è caduta un'altra unghia. Posso prendere, costa 65 euro. Bene, ho trovato il nuovo buono.
una e basta. Ho preso la piantina, eccola qui. Quindi iscrivetevi al canale YouTube Charlotte in punto, su Instagram mi chiamo Charlotte-Basta29 e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.